Buonasera cari non telespettatori, Aduken a tutti voi. Aduken! Io sono Crisalid, il keeper di questo lercio canale. Continuiamo questa sera Dead Space 2. Ok, continuiamo. Il ban questa sera. Capitolo 11. Capitolo 11 è durato parecchio, eh? Cioè, tutta l'Ishimura è durata parecchio, è durata più di un'ora. Vabbè, cazzeggi e cose varie. Allora, ce l'ho qualche nodo? Se no tre non penso di poter fare molto, ma vediamo. Io ho le mani ghiacciate. Allora. Cos'era che volevo? C'era qualcosa che volevo potenziare, che era il campo di forza? La lama, il... no, che cos'era che volevo fare? Tagliatore? Sì, era il tagliatore che volevo fare così. Così almeno abbiamo il danno a manetta. Credo vagamente di ricordare anche questo pezzo. Sì. È un po' fastidioso. Ah! Chi è? No, che palle, cacciatori qui? Che... sono pure tanti. Che schiatta! Dov'è il prossimo? Su! Dai, fate vedere, dai. Veda papà. Iso. Eccolo, lo sei. Là. Su, vieni qui, dai. Ma vaffanculo. Vattene a dormire. Contro i... Basta con sta affare. Mi ero distratto un attimo per... questi, cioè, ti strillano, te mandano sulla luna. In teoria siamo già sulla luna, però vabbè. Aie! E ce ne sta l'altra ancora, che palla de... Cazzo! No! Sono sopravvissuto, non so nemmeno io come ho fatto. Ah no! No! No, vabbè, questo non potevo fare niente. Non avevo... vabbè, ma allora sei un dito nel culo piantato nel... nelle ceneri più profonde della terra, nelle viscere della luna. Eh no, mo t'ho visto, dai, quindi il culo, eh. Questo è un pe... cioè, è una sessione veramente bastarda per mettere i cacciatori, però, eh. Cioè, spazi ristretti, colonne vicine... Infatti quello prima me... cioè, quello prima messe... ah, stavano qua le punte, mannaggia la puttanella, stavano qua le punte, vabbè. Amen. Pazienza. Ah, la pazienza. La pazienza. Allora, almeno il capitolo 11 vorrei riuscire a finirlo. Che da un certo punto in poi questo gioco in realtà è semi-ingannevole, perché all'inizio i capitoli sono tutti molto brevi. Da un certo punto in poi invece i capitoli assumono, cioè sono molto più lunghi. Infatti è... e ci siamo fatti tipo 4-5 capitoli con 2 ore l'altra sera, mentre invece adesso solo per fare un capitolo ci vuole un'ora. Perché l'hai fatto, Stross? Non posso affrontarlo. Pensavo che Ellie ne fosse capace. Dovevo aprirle gli occhi. Dove sta? Fase 3. Cosa non puoi affrontare? Qual è l'ultima fase? Lei. Ecco di cosa avevano paura, che io l'affrontassi, che distruggessi il marchio. Dove sta? Devi aiutarti, devi vedere la fase 3. Stross! Dannazione. No, non c'è nessuno, vabbè. Stavo parlando con il nulla, vabbè. Mi devo cominciare a rimettere i guanti, però almeno un minimo di calore lo sento. E dopo questa ennesima ravanata no! Non ci pensare nemmeno. Non ci pensare nemmeno a lanciarmi lo scroto addosso. Questo è molto vicino. Veniamo come se stessimo acciaccando la merda. In teoria questo è effettivamente un mare di merda. Un mare di merda aliena, però è sempre, cioè, sempre merda, eh. Devo vendermi qualcosa? Sì, proiettili a ricerca. Che sono quei proiettili che se non li cerchi non sparano, perché sennò non... Oddio, chi è? In due l'avete fatto. Oh buon Gesù. Ah! Tentacolino! Guarda come sculetta quando se ne va. Sento... ah! Ah sì sì, me lo ricordo sto pezzo. Me lo ricordo. È un pochino lungo perché devi farti un po'... aia! Devi farti un po' di giri per trovare tutti i modi per attivare sta specie di fregnaccia qua. Non vedo un cavolo. Perché è buio come la pece. È l'unico punto dove... il punto dove dovrei andare è anche spento. Anche te, chi è? C'è un vomitino da qualche parte. Eccolo. Comunque per chi non se lo ricordasse o per chi non l'avesse capito magari, vomitino era uno dei personaggi di Aldo Giovanni e Giacomo nelle primissime edizioni di Maghi Le Gol, interpretato da Giacomo. Se no magari la gente continua a sentirmi che nomino sto vomitino e non capisce chi è. Buonasera Mid, ben arrivata! Qualcuno mi spiega cosa devo fare, che non, cioè, già non vedo un cavolo. No, stavo parlando di vomitino, che ci sta quello che... c'è, cioè, quel nemico che ti vomita addosso e ti spara le palle di... Eccolo, va! L'abbiamo chiamato, dov'è? Ho capito, ma non vedo un cavolo, non riesco a fare tutto quanto così. Ah, oh, e vabbè, ma non gliela faccio così, però, e se troppi... ah. Ecco, mi riferivo proprio a questo nemico qua. Questo qua io lo chiamo vomitino perché ti vomita addosso e ti scatarra. Allora, io stavo spiegando a chi segue, magari per chi non conosce quel personaggio, che è una citazione al personaggio di Vomitino, che è uno dei personaggi delle primissime edizioni di Marie de Call, interpretato da Giacomo, ma proprio una delle primissime, mi sa che addirittura quando gli stava ancora a Teoteopoli, quindi aie! Pentacolino! Perché dovete strillare ogni volta che arrivo? Madonna mia, oh! Ma direi TV. Mamma mia, quanti anni sono passati. Dai, ci rifamo! Dov'è? Dov'è Tentacolino? Sono due tentacolini! Ma sfancolizzati. Chi era? Il mago Gabriel, quello che... faceva... no, non era il mago Gabriel, quello che faceva la diatriba sul suo dente. Mi sembra che era il mago Gabriel, però è troppo tempo che è passato. La mia preferita rimaneva la telenovela piemontese, che io ero, cioè, io dico sempre che ero sempre straconvinto che fosse una parodia, invece no, cioè, era una sitcom vera, invece io ero convinto che fosse una parodia. L'ultima volta che ho fatto sto pezzo ci ho messo tipo 20 minuti per trovare la cella. E luce fu! Ah, riacco Vomitino! Scusa, chi o cosa mi ha colpito? Oh no, i bambini che scoppiano! No? Perché tutti quanti che scoppiano? Madonna, cioè, a me mi viene l'acqua alle ginocchia a pensare a sto pezzo a difficoltà massima. Come cavolo avrò fatto a farlo quando ero più piccolo? Dio solo lo sa. Ah sì? Può darsi, può essere che fosse fatta, cioè che l'avessero prodotta apposta per mandarla poi in onda, non è una cosa da escludere. Cioè, per avere qualcosa di cui parlare all'interno di Maghi Le TV, insomma. Come sto messo a munizioni? 260, 49, 105, 53. C'ho 49 seghe, possono... Ah, chi è? No! Ah, c'è Vomitino! C'è Vomitino! Dov'è? Dov'è? Dov'è Vomitino? Lo so che c'è Vomitino, l'ho sentito. Dov'è Vomitino? Eccolo! Mamma mia! Ah, beh, certo, capirai. Potrebbe essere che era Michele Giordano quello che fece la diatriba sul suo dente. Può essere che era lui. Allora, ovviamente non è finita perché ci sta un altro bel po' di casino. Ci sarà da fare un po' di casino. Ah, e chi è mo? Sti jingle preannunciano sempre qualcuno. E io me ne vado. Io non me ne filo. Una grattatina perché non si sa mai. Ah. Mamma mia. Sì, esattamente, precisamente. Dante che l'hai colta. Eccoti, Isaac. Oddio, chi è? Ti stavamo aspettando. Ora tocca a te. Che botta! Mi devi un occhio, bastardo! Che c'entro io? Ascoltiamo tutta la diatriba. Ah, è già finito? Pensavo durasse di più. Ero convinto che durasse di più sto dialogo. Allora, mi pizzicano gli occhi. Oddio, che è? Questo è il tentacolo vero però. Sì. Oddio, che è successo? Che è successo? Ellie ha mentito, non ci aiuterà. Ma tu, Isaac, potrai vederla. Isaac è scappato, si è addentrato nel complesso minerario. Anch'io ho qualche problema qui, cerca di metterti al sicuro. Oh, ci proverò. Bisogna dire che Ellie è una che c'ha occhio per queste cose, eh? Bisogna proprio dirlo. Però non è il solo. Ah sì, devo spostare sti cosi di modo tale che posso rientrare in quell'affare là. Solo che devo stare attento perché sti cosi mi tagliano, quindi devo stare molto attento a come sparo e a come faccio le cose, perché questi sono laser. Quindi se mi prendono mi affettano come il burro. E a proposito di burro, mi devo ricaricare tra un po' l'aria. Dunque, questo come lo sposto? Come dovrei spostarlo? Questo che non c'è il razzo attaccato. Che cazzo hai fatto? Che inquadratura è? Questo non ha... Aspetta. Che devo entrare qua per caso? È da qui che devo entrare? Ah, no. Devo prendere da qui il razzo e attaccarlo sopra quell'altro. Ah, c'è anche la ricarica per l'aria lì. Che, attenzione, non è la ricarica per l'aria condizionata, eh? Ok, adesso però mi devo ricordare. Era questo, mi sa, che devo togliere, sì. È proprio questo qui davanti a me. Dove vai? Tu vieni qui. Mi servi qua. Allontaniamoci un po'. Devo ricaricare assolutamente, sto per morire. Ah. Oltretutto l'aria l'ho anche potenziata, quindi pensate. Allora, sì, era giusto, devo entrare là. Ah, ce ne stava anche uno qui. Vabbè, pazienza. Ce ne bastavano soltanto due. Aie! Entra. Oh, niente, se non atterra non apre. Scavicchi ma non apre. Non apre, vabbè, è uguale. Aie, un altro sparascroto. Un altro. E un altro. No, ce ne sta un altro ancora. Forse è morto da solo questo. Perché non gli ho sparato. Apri. Apriti, sesamo. Apriti, bastarda. Apriti. Io è colpa. Uscita dal vuoto siderale. Ellie, sono di nuovo dentro. Dove ti trovi? Dov'è Stross? Io sono salva per ora, ma Stross è andato. Credo che ti stia cercando. Ho trovato qualcosa che potrebbe interessarti. Ecco la mia posizione. Sbrigati a raggiungermi. Non sono nelle condizioni migliori per battermi. Cercherò di arrivare il prima possibile. Rimani al sicuro. Certo che se me lo chiedi con sta vocina, però. Uno poi fraintende. Riecco vomitino. Madonna, ma quanti me ne sta date questi, oh? Qua sono tutti quelli potenziali, oh. Cioè non mi sta da più nemici normali, solo potenziali. Io mi ci gioco la palla a sinistra che c'ho qualcuno dietro. Lo sapevo io. Ce n'ho due dietro. Vabbè, raga, ma che mi chiamano mandraghe? Cioè, mi hanno fatto finire i colpi. Mi hanno fatto finire i colpi del fucile a impulsi. Ce ne avevo 400, ce ne avevo dei colpi del fucile a impulsi. Me li hanno fatti finire. cazzo stai? Ecco dove stai, brutto stronzo. Mamma mia che colpo. Va bene, ho rischiato di morire, però... Ah, cazzo, ci stava la cella là. Vabbè. Non importa. Vabbè, di medikit tutto sommato ce li ho ancora, dai. Però ho completamente finito i colpi del fucile a impulsi. Questo non va bene. Senti, me l'hanno fatti consumare tutti insieme. Ce ne avevo tipo 400. Me li hanno succhiati tutti insieme. Proprio come l'anima. L'anima degli meglio mortacci loro. Prestazioni lavorative. Vabbè, ma ci sta pure, non ti preoccupare. Diciamo che non vogliamo sapere di che tipo di prestazioni lavorative sta parlando. Non, meglio non scendere in dettagli. Schema. Schema di che? Schema. Tuta avanzata. Beh, tutte non mi servono. Di per sé mi servirebbero, ma vabbè. In questo caso fortunatamente no. La vocina ha detto che le prestazioni lavorative verranno valutate. Io ho detto che tipo di prestazioni lavorative stiamo parlando? E poi ho detto no, forse è meglio non saperlo perché siamo su un canale. In realtà questo canale non è consigliato per i più piccoli, ma noi siamo previdenti. Ah, yeah! Credo di aver evitato per culo uno schiaffo. Ecco, esatto. Ho evitato a culo uno che... Che mi spara lo scroto in faccia. Mamma mia. L'ho visto proprio all'ultimo. No, 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 tranquilla, tranquilla. Ho fatto una battuta di merda. Torniamo a ravanare. Allora, vediamo un po' qua com'è. Come funziona qua? Senti che ravanata, ti è. Che stai facendo? Dovrai affrontarla per me. Dille che non volevo farlo. Sono io. Digliela. Che stai facendo? Diglielo. Stross. Fase 3! Con tutto l'occhio attaccato, eh? Lei è qui! Perché l'hai fatto, Stross? È qui! Non era necessario ucciderlo, potevi anche soltanto stordirlo, però vabbè. Mi rendo conto che non è una cosa facile. Oh madonna, perché è così grande sto pezzo? I pezzi all'aperto non sono mai un buon segno, c'è sempre una marea di casino. Però mi dice di andare di qua, ci sono anche due punte qui. Due punte ma anche una... perché non una virgola? Niente quando parla questa, capisce una parola su 100. Anche te, no, non ti ha chiamato nessuno a te, arrivatene a casa. Arrivatene a dormire, nessuno ti ha chiamato. Ma lì c'è qualcosa. Perché tutta sta roba? Questo è morto col sorriso. Audiolog, reg numero 438642. Sono stata selezionata per una missione segreta nei sistemi centrali del frammento. Sarò di insegnare una cosa che non si è lodato. Non ho pressoché capito niente, però vabbè. Tanto lo so che mo viene qua, viene un sacco di gente. Eccolo! Uno, due. Porca puttana, c'ho l'inventario pieno! Devo continuare a chiedermi come facevo a finire la difficoltà massima con tutto sto macello. Non può essere già finita, sarebbe troppo facile. Aia! No! No! Porca mignotta! Ma non mi dà le munizioni per me che non c'ho qui! Dai! Via, sega tutto e tutti. Aia te, madonna che macello, ma quando finiscono? Qua non la finiamo più, Fortuna che il tagliatore è fortissimo. Basta? Sembrerebbe di sì. Ok, visto che c'ho l'inventario pieno, vediamo. Ma ce l'ho pieno per essere pieno proprio, Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa, perché sono passato dal tutto al niente. Sono passato da averci il nulla a averci un sacco di roba. Allora, 2005. Allora, intanto dobbiamo ricaricarci il più possibile. Intanto prendiamoci tutti i crediti che ci hanno lasciato. Ci hanno lasciato una marea di munizioni e impulsi, e quelle mi servono. Facciamo così. Impulso, no, questa non mi serve. Le munizioni a contatto non ci servono, quindi ho preso quello che potevo, direi. Ok, direi che può bastare. Tanto per le cose non posso farlo. Dai! Sono la tua colpa, e ti consumo la tua anima che non riesce a sopportare che sono morta, e ti senti responsabile. Chi sarai? Perché continui a combattermi? Perché non ti lasci andare? Tu eri tutto per me. Se ti lascio andare, non ne farò più nulla. Fase 4. Accettazione. Ora sei pronto a completare tutto. Questo lo dici tu? Ah, ecco, il negozio così gli do lo schema e me lo pago dall'inventario. Poi è una tuta avanzata perché è avanzata dalle altre volte, quindi è un avanzo di una cosa in più, È un avanzo, è una cosa in più. Basta! Giustamente. Va bene, questa me la sono meritata, dai. Questa era veramente terribile. Era ancora peggio di quelle che dico di solito. No, raga, non mi fate riscattare sta maschera. Porca mignotta. Non respiro con sta maschera addosso. Mannaggia a me quando l'ho messa come ricompensa. Allora, la pistola a campo di forza bisogna potenziarla ancora, eh. Allora, la mina è quella verde. Questa l'abbiamo. Perché comunque la fai 3 secondi la voce ti mi reporti? Cioè? Ah sì, giusto, devo farla per più tempo. No, perché era una cosa carina, solo che non mi aspettavo fosse così scomoda. Fai anche la voce di Batman nelle fattezze. Quanto sei pignola. Ecco cosa si prova. Devo aumentare ancora la capacità. E la mina, perché la mina è forte. Più che una mina, una specie di raggio. Può essere utile.